Dove vadi? Ci sono andato! Ah, Allora, sei anche già tornato. se stiamo fermi, 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 fa più caldo, fa caldo fa uguale. caldo uguale. Fa caldo uguale. Però? Però è possibile che si limiti la percentuale di sudazza. Cioè, Ah, sì, se ti questo è vero. Se muovi, stai sentendo. quindi gesticolare poco, fermi, immobili. Mamma mia, stiamo registrando la puntata 37, il nostro specialone, e io Con cui devo. poi chiuderemo la stagione 13 Sì, con la con la prossima. prossima, con questo, e poi senza soluzione, senza pausa, comincia Una settimana direttamente di una pausa settimana di ancora pausa e poi e poi comincia comincia. la Ma io 14. queste vacanze, Quali le ho. vacanze? Scusi, scusi. Questi giorni in cui fortunatamente non lavoravo, ecco, chiamiamola così, Ecco. dai, perché fare niente, niente, purtroppo. Purtroppo. Ho più girato con la famiglia in questo periodo che non durante tutto l'anno. Vabbè, siamo Bravo. andati in posti bellissimi, anche Sì. con Paolino, siamo andati in posti Bravi, bellissimi. bravi. Ho fatto il mio recupero cinematografico, cioè avevo praticamente 10 anni di recuperi cinematografici e Hai finalmente mi scelto. sono visto, dopo aver visto Guardiani della Galassia, ho cominciato con le grandi saghe cinematografiche e mi sono recuperato, vi dirò quante tante cose mi sono recuperato, tutta la saga di John Wick. Ah, ecco, qui hai fatto Ce l'ho fresca abbastanza anch'io, perché bene. l'ultimo John Wick l'ho visto, l'ho finito di vedere Capisco il perché. lunedì sera, una cosa del genere. Ok. Iniziato domenica mattina e Ok. finito lunedì sera. Devo dire che ricordavo di aver visto il primo. Dopo aver visto circa 30 minuti del primo, ho detto: ma questo io l'ho Ma già io l'ho già visto. Ma io questo visto. l'ho già visto. È un po' capitato come il secondo, no, il terzo di. No, sì, il terzo di Mission Impossible. Ma Ah, questo poi vabbè, ve lo ma dirò, ve quello. lo dirò. Quello praticamente alla fine fa effetto Men in Black. Si Eh sì. Ma auto. me ne parleremo in un'altra puntata, probabilmente. Allora, ho visto, finalmente mi sono tolto questo. E devo dire, sono rimasto piacevolmente colpito. Si vede che con gli anni il buon Keanu Reeves ce l'ha messa tutta. Sì. Nell'ultimo film, soprattutto, c'ha proprio la Ne, fatica ne, dentro. Madonna, l'ultimo Devo fatica. dire. No, beh, devo Ma dire. scusate, ma sono anche 50 ore di film. O Sì, 55, più o adesso non, ho meno. perso il Allora, conto. A 48 ho perso il il conto. quarto più o meno dura come i primi tre messi È assieme, probabile, all'incirca. probabile. Ma viceversa, la Viceversa. densità è È molto più inversamente inversamente. Sì, proporzionale. diciamo, allora, Possiamo dire che il primo il è primo è un gran bel un film. mezzo capolavoro. È uno di quei film action che fa cose diverse, molto bello, molto acchiappa, funziona. Secondo te, Secondo e no, ma terzo. secondo te è uno di quei film da vedere a Quale? Il Natale, il primo? primo, Il essendo primo. ormai un classico. Noi Sì. abbiamo i nostri classici action che sono Arma Letale d'estate, ma Die Hard in In inverno. inverno. Solitamente si fa così, Natale, sì. Anche se anche anche Arma Letale Arma sta Letale a sta a Natale, Natale, però però. diciamo che stiamo lì, Perché gli no? americani per Natale è giusto che si sparano. John Wick, secondo te, il classico John Wick è più da Natale o da estate? Non so, non era. A Mettiamola a Pasqua, Pasqua! così Mi facciamo. piace, mi Se, secondo piace! me è da fine anno. È Da da fine fine anno anno, vero? E Capodanno, sono perché botti. c'è la catarsi, c'è tutta Botti. sta roba. Soprattutto il quarto, secondo me, è proprio Sì, da. il Quarto. quarto, Il quella quarto. c'è la catalesca. Vabbè, comunque, primo, Primo auto. secondo. Secondo e terzo che creano, allargano, Esatto, costruiscono questa bravo. mitologia, sono meno riusciti del primo, sono comunque Sì, interessanti, sì, due sì, buoni sì, sì, sì. film, e anche promettenti, nel Sì, senso sì, che sì. abbassando leggermente il livello rispetto al primo, però è comunque un'idea. Se pensi che temporaneamente sta roba succede praticamente in 3 settimane, Sì, una roba del una roba del genere. genere, più o meno. Il quarto Temporale. non ho capito che gli è Ma successo. allora, io ho una teoria, Non è che sia ed brutto, è una perché non è roba. Io proprio. farei Non è anche, io farei brutto anche una moratoria, nel senso che nel quarto ci sono delle cose molto belle, ma Sì. siamo sempre nel solco dell'ipertrofia cinematografica, per cui John Wick 1 dura 1 ora e 40, Perfetto. misurato, perfetto, con i titoli di coda, attenzione. Da lì in poi succede qualcosa nel cinema per cui devo tenerti incollato, la tua vescica esplode totalmente perché dura 2 ore e 40. Il quarto Il 2 ore e quarto 2 40. ore e 40. E dopo 2 ore stai a soffrire. Ma non perché non vedi delle cose belle, perché succedono un paio di cose belle. Quella Ok, un paio su 2 ore e mezza. a Tokyo 20 minuti li potevano potare. No, allora, Ma li potevano potare 20 il minuti. discorso è Ogni che. 20 minuti potevano potare Sì, 20 minuti. Bravo, Esatto. bravo. Ogni Ma 20 minuti è potevano potare 20 impressionante quel film perché è
anche quando mette in scena una bella coreografia, ben costruita, anche con qualche sforzo, con qualche piano sequenza, degli sforzi interessanti, beh, Stileschi dura troppo. Stileschi. Ma perché loro dentro a questi combattimenti ci sta uno o due idee belle, sì, e poi sono ripetute, che vengono pompate. Sembra di vedere un reel di short su sì, YouTube. Va detto che palle. Più videogame del quarto, dove c'è anche l'isometrica, sì, dall'alto, sì, c'è tutto con la sparatoria, allora, dentro. Secondo me io ci ho visto Metal Slug con quella pistola che veramente sembra una delle pistole lo shotgun secondo me John Wick è proprio da manuale, cioè inizi con una storia dove hai un bel personaggio con una bella motivazione, sì, e quindi un'ora e mezza fai una storia figa dove lui fa quello, sì, che deve fare, sì. Nel secondo ti togli quelle degli due o tre sfizi, cose che non hai potuto raccontare il primo, e te le togli. Nel terzo non sai che cazzo fare, allora cerchi di allargare, dici come facciamo? Facciamo come i giapponesi mettono i livelli, inizi a mettere i livelli. Nel quarto hai totalmente finito tutto, sbrati, e quindi sbrati, vai solo divisivo, solo divisivo, perché visivamente è figo, eh. Sì, ho capito, però anche quando è visivamente figo e devi fare due ore di quadri dopo, fissi dopo, dopo il sesto minuto della stessa scazzottata dici, no, no, ma io parlo io parlo di visivo nel senso che se tu guardi l'inquadratura, sì, sono belle, sì, sì, le scenografie sono fichissime, eccetera, sì, poi sì, quello che succede, hanno alzato il tiro anche con le guest star, sì, hanno, sì, sì, però sì, sì, è totalmente vuoto, non succede niente, è un film dove non succede niente, sì, e tra l'altro nel quarto io mi sto ancora chiedendo ma lui perché sta a fare tutta questa storia, in effetti non è perché nel primo si capisce, nel secondo ancora nel terzo nel terzo fa la cazzata, sì, e nel quarto no, nel terzo gli fanno fare la cazzata, esatto, perché se no non sapevano che cazzo fare, e nella quarta va a deve vuoto risolvere la cazzata che ha fatto nel terzo, ma va a vuoto, ma hanno fatto fare, ma perché poi c'è questa cosa, allora anche lì anche la mitologia che hanno creato nei primi tre, no? Qui l'hanno proprio tirata, sì, 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 stesa, sì, sì, cioè sì, hanno sì, fatto questa cosa sotto testosterone. Sì, poi questa cosa, cioè sembra di essere ritornati all'eroismo anni 80, quello più becero, per cui l'onore, sì, 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 sì. Però allora vedendoli poi, uno dietro l'altro, ti aggiungo, sì, anche un'altra cosa, che secondo me il quarto si perde il cattivo completamente. Sì. Nel primo, nel secondo ancora c'è. Nel terzo l'avevano messo i vari gradi di cattivo, sì, quindi ogni cattivo è più forte dell'altro. Sì. In questo qua non c'è più nemmeno quello. Ci sono solo i cattivi a rullo. Uh-huh. Perché ci sta lo scagnozzo. Lo spagnolozzo. Quello lì che dovrebbe essere uno che lo liquidi in una scazzottata, continua a tornare come se fosse il più cattivo dei cattivi. Mm. Il cattivo supremo invece alla è fine pippa, è una pippa di un coglionazzo incredibile. Ma soprattutto è uno che usa il vecchio trucco, quindi, del compare, il vecchio trucco del compare utilizzando il suo campione. Non c'è dai più nemmeno quello, quindi è proprio tutto vattato, Donnie Yen che comunque fa la sua bella figura, ma quello fa la figura anche stando zitto fermo, pure senza orecchio, senza occhi, però ecco, se tu mi chiedi, io John Wick, se tornassi indietro il quarto non lo guarderei, no, lo guarderei. Allora, il terzo dovendolo sono guardare, contento di non essere andato al cinema, sì, forse sì, madonna, forse sì. Ma avete presente il 2:40 al cinema? La vescica al mi cinema sarebbe esplosa, ma più che altro guardandoli, allora probabilmente guardandoli al cinema c'è una sorta di passano gli anni e c'ho voglia di andarla a vedere, poi ti becchi la sola. Guardandoli tutti insieme ti rendi conto di quanto il primo era bello e di quanto gli altri stavano a girare il primo lo rivedo molto volentieri. Ma anche il secondo. Il ma secondo ripeto, ci sta secondo, perché una volta ti sei visto il primo, però il terzo probabilmente non lo rivedrò mai più nella vita, a meno che non succede che una maratona. No, e il quarto è sicuro che non rivedrò allora, mai più. Allora cos'è nel terzo la citazione alla pistola terzo, che si nel fa terzo, nel e terzo nel quarto ci sono i Guerrieri della Notte. Sì, meta citazione filmica. Vabbè, ma non queste non servono a salvare. Cioè, il quarto appunto, a un certo punto c'hai l'impressione che ci butti dentro roba per dire qua ci abbiamo 10 minuti che ci mette, allora mettici una citazione. Va detto anche un'altra roba, il fatto che il realismo che nel primo aveva ancora allora è un fumettone, no, stiamo a parlare nel quarto realismo se lo sono fumato completamente, per quanto siano molto realistici i combattimenti i combattimenti sì, ma gli effetti no, porca miseria, questo
Questo c'è una sequenza in cui viene preso sotto o contro da almeno 5-6 macchine e cade da un palazzo e continua a rialzarsi. Ma perché c'è la giacca antiproiettile? Ho capito. tra l'altro è vibranio. Sta cosa che fanno il cosplayer di Dracula ogni 5 minuti, questa cosa, dai. Bellissimo. È il cosplayer di Batman. Ai registi bisogna togliergli il minutaggio e anche il fiasco di vino, il minutaggio. Guarda, è una roba, quando per è lo stesso problema che capitò a Peter Jackson quando gli è andato il giocattolo e non c'è stato nessuno a tenergli calma. Più che altro nell'Hobbit, quando ha fatto King Kong, se gli togli un'ora rischi il capolavoro. È vero, perché c'ha almeno 2 o 3 sequenze che sono spettacolari. Se pensi tutta la parte New York, cioè delle cose meravigliose, verissimo. Però c'è almeno un'ora in cui è Peter Jackson sta giocando con i pupazzi. Allora, questo mi sembra un bel teaser per il post puntata, dopo la puntata, parlando di gente a cui bisogna togliere il minutaggio, perché vorrei parlare di Snyder e delle sue novità. Perché oggi il 23, ricordo, noi stiamo registrando il 23, senso, diciamolo, perché siamo delle merde. E questa puntata andrà il 6 di settembre. Oggi è uscito. No, io registro il 7. È uscito, lui può, è uscito Oppenheimer. È uscito Oppenheimer. E io praticamente c'ho una scimmia su Oppenheimer. È fuori dagli hashtag. Vabbè, okay. Cioè, praticamente Michelangelo ci ha già preso i biglietti a tutti. E vi forzerò a guardarlo. Tra l'altro, nella sala più grande di Torino. E lascerà un posto per Oppenheimer. Scusate, stiamo parlando di film lunghi. John Wick, eccetera. Io voglio sapere una cosa: c'è la pausa a metà film? Non lo so se. O mi devo portare. Non lo so se in quel cinema ci sarà la pausa. Ma comunque, ieri è uscito, per la gioia di Matteo, perché io gli ho pubblicato e l'ho taggato pure sul nostro canale. È uscito Rebel Moon, ovvero il primo trailer di Rebel Moon, che è una specie, come abbiamo ormai capito, è una nuova IP che nascerà. Vabbè, ma se dici tutto mo dopo, no, che è vero, cazzo diciamo? Rebel Moon comunque è un nuovo film. Avevo fatto il teaser, avevo fatto tutto. Ma io vi muto e parto. Vabbè, va bene? Anche se non va bene. Mi chiamo Barry Allen e sono l'uomo più veloce del mondo. E anche io ascolto solo cose serie. Questo cosa serio di Flash, no, serie TV, fumetti e oltre sono cose serie. Serie, benvenuti alla 37esima puntata della stagione numero 13 di Sono Cose Serie, non ci fermiamo mai. Il magazine si è dedicato alle serie TV, ai fumetti e tutto ciò che è seriale. Ai microfoni e ai forni, state ascoltando la voce di Paolo Ferrara, qui accanto a me Michelangelo Alesso e in regia ai Pispoli chi abbiamo? E Simone? Maledetto! Sempre lui, si sta squagliando pure lui, poverino. Sì, siamo ridotti in condizioni pietose, ma non ci fermiamo. Siamo al nostro terzo episodio di questi 4 speciali light estivi con cui vi terremo compagnia fino all'ingresso della nostra 14esima stagione, che ci avrà anche qualche novità. Parliamo di una serie TV questa sera, ma vi ricordo che più tardi torna anche l'angolo maledetto, perché abbiamo una fregola di sapere come finirà la saga di Giuseppone. Già. E io non ho letto nulla, mi sono tenuto all'oscuro da spoiler, tutto. Esatto, regola. Esatto. Dai, uno stacco di clip e poi la serie della settimana. Serie TV. Hijack, stilizzato come
H/Jack, qui in Italia con il sottotitolo di 7 ore in alta quota, anche qua abbiamo parlato tempo fa, sì, una sorta di autospoiler del titolo italiano, è una miniserie thriller in 7 parti creata dallo sceneggiatore George Kay e dal regista, autore e produttore Jim Field Smith. Il primo è il creatore della serie Lupin con Omar Sy, quella francese, mentre la coppia insieme ha realizzato il franchise Netflix Criminal e la miniserie Litvenko, entrambi in cui in un caso partecipa in un episodio e nell'altro è protagonista, il buon David Tennant, a cui noi siamo sempre molto affezionati. Prodotta tra gli altri da Idiot Lamp Production, sempre dietro la serie Criminal, la miniserie è debuttato il 28 giugno 2023 su Apple TV Plus e si è conclusa il 2 agosto 2023. Freschissima, lei. Lei. Cast di attori non conosciutissimi qui in Italia, se non consideriamo ovviamente l'attore, doppiatore, cantante e DJ Idris Elba, reso celebre dalla serie Crime Luther, ma con una lunga carriera sia televisiva che cinematografica. Diciamo, nel lato più pop è riuscito a essere Heimdall nell'MCU e Bloodsport nella pellicola DC di James Gunn, diretta da James Gunn, Suicide Squad, che qui interpreta Sam Nelson. Segnaliamo inoltre Neil Maskell da Utopia, la serie britannica. Peaky Blinders ha fatto una piccola parte, e Litvinenko ovviamente, perché era, fa parte insomma di quell'area produttiva, che qui è il capo dei dirottatori. Poi abbiamo Christine Adams da Batman Begins, Agents of S.H.I.E.L.D. e Counterpart, la moglie di Sam, e Eve Miles da Doctor Who, Broadchurch e A Very English Scandal nel ruolo di Elise Sinclair, controllore del traffico aereo dell'aeroporto di Londra Heathrow. Ma di cosa parla la miniserie? Sam Nelson, negoziatore aziendale, si imbarca sul volo KA-29 della Kingdom Airline da Dubai fino a Londra. Subito dopo il decollo, diversi dirottatori prendono il controllo dell'aereo e riescono ad accedere alla cabina di pilotaggio, minacciando un assistente di volo con la quale il capitano ha una relazione. Prima che il wifi venga disattivato, Sam riesce a mandare un messaggio all'ex moglie per informarla del dirottamento e lei lo passa al suo fidanzato, che lavora per la polizia metropolitana. Tra pochissimo la nostra recensione e le scale di Sono Cose Serie per iJack, 7 ore in alta quota. Seguici anche su Twitter, Facebook e Instagram. Sono Cose Serie. Sempre con te. Serie condotta egregiamente sul fronte tecnico, al punto da competere alla pari con molti action thriller cinematografici. Soprattutto le sequenze a bordo dell'aereo, in spazi chiusi e ristretti, mettono alla prova la regia, che dà il meglio di sé cavalcando claustrofobia e tensione e mantenendo notevole chiarezza anche nelle situazioni più sincopate, che è una cosa di cui discutiamo spesso, certo, come quando ci si troviamo in una serie di prodotti dove le scene d'azione fondamentalmente diventano troppo caotiche, non si capisce cosa stia succedendo. Perché qualcuno ha inventato la cosa dei 2 secondi a taglio, le scene che devono oppure durare. Oppure di prendere invece della telecamera a mano, proprio lanciare la telecamera in mezzo rotolante e vedere quello che succede. Qua invece c'è una misura molto 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 piacevole. Movimenti di camera e inquadrature lavorano su una costruzione che sacrifica l'elemento sorpresa a tutti i costi per una più efficace modalità hitchcockiana, dove sono le consapevolezze dello spettatore e non le incognite ad aumentare l'effetto di tensione. Anche l'effetto in tempo reale, che richiama, senza arrivare a quell'esplicita volontà di una scala temporale a 1:1, un altro thrilling seriale, ovvero 24, contribuisce a mantenere l'alto effetto adrenalinico. Insomma, la serie iJack, seppure non cerchi il realismo assoluto e qualche volta corteggia anche il limite della credibilità, per fortuna senza mai superarlo non troppo, si permette anche di giocare con qualche elemento di storia contemporanea, riuscendo a non ridursi completamente in un gioco fine a se stesso. Sono 2 le cose che un po' mi hanno dato fastidio. Prima di tutto una Glock, anche col colpo in canna, che viene buttata a terra sul morbido e spara. È quasi impossibile, può capitare, ma è quasi impossibile che una Glock spari. E poi l'hanno il fatto un po' tirchiata dei cattivi volta, che finiscono in un bosco e poi succede un prestigio e sta roba qua non è esplicitata. A me sta cosa non lo so, non mi è piaciuta. Comunque, sicuramente dopo una serie di partecipazioni a prodotti non particolarmente riusciti in campo seriale cinematografico,
e le delusioni dell'ultima stagione di Luther, senza citare l'ultimissima pellicola Luther verso l'inferno, in cui solo ricordare il titolo rabbrividiamo. Trovare Idris Elba in un ruolo solido e in un thrilling di ottima fattura è un po' come ritrovare un vecchio e caro amico di cui si erano perse le tracce. Elba può mettere in scena tutto il suo spessore e il suo carisma, fatto di una recitazione misurata e contenuta, mai urlata, che incolla a questo ottovolante costruito su una arguta catena di colpi di scena e alleggeria. Interessante l'idea della doppia linea narrativa che alterna la situazione principale, il dirottamento, tutto il dramma del dirottamento, con diverse conseguenze a terra, perché c'è un collegamento molto interessante e molto originale con quello che succede a terra. Le varie linee non sono però tutte bene equilibrate tra loro, così che la necessità di creare uno stacco seguendo altre vicende a volte sfugge di mano, in quello che però alla fine si dimostra poco più che un peccato veniale. E allora arriviamo alla nostra scala tecnica, che ricordiamo parte da 1 con Superstition di Mary Van Peebles e sale fino a 5 del doppione Breaking Bad o Better Call Saul. La serie di questa sera, Hijack, si becca un 4,5 su 5. Bomba! Apple TV Plus si sta dimostrando una piattaforma capace di proporre prodotti variegati sempre di altissimo livello, sia tecnico che contenutistico. E Hijack non è da meno. Adrenalinica al punto giusto, ma senza cadere nei facili topoi del genere. La serie ha un'ottima messa in scena e un buonissimo equilibrio narrativo, con qualche piccola leggerezza e alcuni momenti off-screen non proprio riuscitissimi, ma con il grande pregio di averci fatto riscoprire le grandissime doti attoriali di un Idris Elba che ultimamente non ci aveva regalato cose memorabili. Verissimo, verissimo. Che scimmie abbiamo per la serie Hijack? Eccolo lì! Ci mancava! Orangutang, scade la scimmia, 4 su 5. Superato il primo episodio di Setting, il resto della serie terrà incollato il nostro scimmione, che crescerà quasi a lambire la dimensione di un Kong, rapito dai calibrati quanto dirompenti cliffhanger. Ce ne sono un paio, soprattutto tra 6 e 7. Esatto. Il cliffhanger che chiude il penultimo episodio è una botta, esatto, notevole. Consiglio per la visione: la scansione di un episodio alla settimana è davvero troppo per il pulsante cuore di un serialista incallito. Qui il binge watching urla vendetta. Se non amate però le maratone, consigliamo comunque una visione ravvicinata. 1-2 episodi al giorno ci sembrano un buon compromesso, ma sappiate che farete una fatica bestia a contenervi. E ora è arrivato il momento. Nuova puntata del nostro angolo maledetto special. Vogliamo sapere tutti quanti qual è il destino del nostro Giovannone. Giuseppone Giovannone. L'angolo maledetto. Simone, sempre l'iniziativa prendi, sempre. L'opinione di De Simone. Vieni qui, finalmente siamo io e te. Ti leggo qui, nessuno ci disturberà. Quelli sono ancora nel tunnel che ci cercano e il passaggio che porta ai tunnel della metro non lo troveranno mai. Ora siamo io e te nella mia Matt caverna e nessuno ci disturberà. Tutto buio, stile supereroe tormentato. Un po' troppo buio. Giuseppone, ti piace? E allora zitto. E dimmi invece perché mi hai tradito? Perché mi hai tirato addosso la polizia? Non ho capito. Non capisco se continuano ad abbaiare. Cioè, tipo almeno io sono Groot, una cosa che... Ok, ho capito. Aspetta che metto i sottotitoli. Queste piattaforme in streaming cambiano sempre le cose. Dov'è? Eccolo. Fottiti stronzo, mi capisci ora? Ehi, andiamoci piano, ok? Allora, perché mi hai tradito? Io non ti ho tradito, povero coglione. Sei tu che sei impazzito e hai iniziato a minacciarmi. Ma sei arrivato la polizia il giorno dell'arresto, sei stato tu. Per dinci bacco, ma ti sei rincoglionito?
Mi hai chiamato tu, mi hai mandato un messaggio e mi hai dato appuntamento in studio a quell'ora. Io sono entrato con la polizia solo perché loro erano lì. Io ero preoccupato. Sei preoccupato? Io non ti ho mandato nessun messaggio. Non coglionarmi, per favore. Ho il messaggio sul canefonino. Il canefonino? Ma che siamo in una puntata dell'ispettore Gaggio? Dai su, prendilo e non fare storie. Ma lo tieni proprio lì, vicino al tuo coso. In tasca. Tu non hai le tasche vicino al tuo coso? Ma io porto i pantaloni. Ok, ecco, ce l'ho. Sbloccalo, inquadro al volto. È un telefono per cani, non guardiamo i volti, noi annusiamo per riconoscerci. Ma dai, devo mettertelo vicino, vicino. Ma quante storie, si avvicinalo alle mie chiappe. Ok, ce l'ho. Messaggi. Allora, Robert Downey Jr., Tom Cruise, Obama, Mattarella. Ma che amici hai, Giuseppone? Ecco, ecco, messaggi che ho ricevuto da me. Oh, è vero, è un messaggio da parte mia. Che cosa ti stavo dicendo, quindi? Ma io non... Che cosa ti dicevo, per bacco? Ma che succede? Chi è? Siete proprio come gli spettatori medi americani. Non capite niente se uno non vi fa i disegnini. Kathleen? E si muore via dalle palle! Ah! Sei sempre in mezzo, come il giovedì stai! Per stasera è tutto, ma ricordati che puoi riascoltare questa puntata in webcast con la musica su radioon.it e in podcast con i contenuti esclusivi fuori onda su sonocoseserie.it. Colpo di scena. Non l'ho capita! Ai livelli. No, è un colpo di scena ai livelli di quello tra la tra la sesta e la settima puntata di Hijack. Ah, mappete! Siamo proprio. Ma, cioè, cosa è successo? È entrato in scena un nuovo personaggio. C'è un nuovo personaggio. Il malvagio cattivo. La malvagia cattiva. La malvagia cattiva. E chi è? Ma chi è? Bisogna. Come tutti i nostri ascoltatori, ma io non posso la prossima. Ma io non puntata. Posso aspettare 15 giorni! Voglio il nome, il cognome e il codice fiscale. Il nome l'ha detto. Ma non mi basta! Il cognome anche! Il cognome la prossima settimana. Vabbè, tu non devi aspettare 15 giorni. E allora, prima di saluti, vi ricordiamo come sempre di seguirci sulla vostra app di podcast preferito, lasciare una recensione, un commento, condividete questo episodio con un amico, un parente. Il vostro peggior nemico. Soprattutto il vostro peggior nemico. Anzi. Per punirlo, perché se lo merita. Va bene, grazie a Matteo che i suoi colpi di scena. Io ciò. Mi è venuto il brivido. Grazie a Giuseppone anche che ce l'ha fatta brutta. Grazie a Paolo Ferrara. Io sono Michelangelo adesso. Torniamo qua fra 15 giorni con l'ultima puntata del nostro speciale. Tenete duro, mi raccomando, fate i bravi. Manca solo una cosa da dire, ovvero. Chi non ci ascolta è un birimbino! Ricordati che devi morire! Radio Home. Sono come suono. Dobbiamo ricordarcelo sempre. Sempre. Esatto, sempre. Esatto. Allora, prima dei saluti, volevo lasciare la parola a Matteo. Poi c'è una cosa che volevo dire sì, insieme a voi che ci ma piaceva. Ma c'è questa cosa del trailer. C'è questo trailer di Rebel Moon. Che non abbiamo ancora detto. La cosa più importante di questo trailer, credo.
che è il nuovo film di Snyder, di Zack Snyder. Perché? No. Perché alla Gamescom che c'è stata, abbiamo detto quando registriamo oggi, ieri notte. Quindi è stata il 22 agosto? O stamattina, vabbè. Stamattina sì, scambia nulla, dai. No, fine agosto. Ma che ci frega a noi? Gamescom 2023, trovatevi la data. Sì. ci state ascoltando, Google. Googleate. È stato annunciato il videogame di Rebel Moon. Ah, ma quindi il videogame sarà il prequel del film o il film è il prequel del videogame? Dovrebbe essere il sequel del film. Ah, quindi il film è il prequel. Ci sarà un film, ci sarà un altro film che uscirà ad aprile, perché sono due parti, quindi una il 22 dicembre, tra l'altro prima di Natale, così almeno sgrassa un po', no? Poi ci sarà uno il 16 aprile, se non sbaglio. Ma stavolta non ha trollato nessuno su internet, non ha fatto i suoi giochini, i truschini come aveva fatto con la Justice League. No, secondo me questa operazione però è da prendere seriamente. Beh, guardando il trailer direi che tutto da prendere tranne che seriamente. Però vabbè. No, perché a me sembra una mossa di Netflix. Mm. Allora, tu prendi quello fuori controllo, no? fuori controllo. Sì. Lo inscatoli all'interno di una struttura come Netflix, sì. E quello che potrebbe venire fuori è un IP costruita a tavolino pre-successo. Perché spesso tu fai il tuo prodotto a successo e allora devi rincorrere. Fai l'IP, fai il videogioco, fai la serie, fai cose, la cosa fai animata, il secondo loop, fai le serie, certo, eccetera. Certo. Qui questi sono già partiti a con fare tutto insieme. Mm-hmm. Probabilmente adesso aspetteranno perché non potranno produrre. Vabbè, che Snyder non ha già bisogno di sceneggiatore. Buona la prima. Però, gli attori sì, scritta lui, è tutto scritto. La scritta, la diretta, la sceneggiata, probabilmente anche la sceneggiata, l'ha montata, ha montato. E quindi non ha ritardato per questo. No, non ha bisogno di. No, è già ritardato lui. Quindi questa cosa secondo me è da tenere sott'occhio per questo motivo qua, perché chiaramente dal trailer si capisce, perché dentro ci sta Star Wars. Duetti e mezzo di Star Wars. Duetti e mezzo di Dune. Di Dune, vabbè, assolutamente. Signore degli Anelli. Signore degli Anelli. C'è anche Game of Thrones, Game perché of Thrones. C'è la tizia con i capelli biondi, eccetera, eccetera. C'è un po' di fantasy comunque in generale. Fantasy, ma c'è anche la fantascienza. C'è anche la fantascienza. Insieme, eccetera. Quindi è costruito proprio per tacconare tutte le IP attuali. Sì. Ci sono anche gente in giacca e cravatta, quindi c'è anche un po' di John Wick che se menano. Sì, sarà un po' di cyberpunk. Sì, un po' di Matrix. Quindi è costruita proprio così. Quindi l'attesa ovviamente è altissima, perché una cosa così parte già ad un livello, guarda, di cringe. Ti invito subito a fare una live reaction su YouTube o da qualche altra parte, ce lo guardiamo tutti e tre, tutti e quattro, magari anche con Fabrizio. Allora, non si sa ancora la durata di questi film, che io mi aspetto almeno 4 ore, meno 4. Secondo me tra le 2 ore e mezza e le 3 sicuro. A parte. Quindi sono 8 ore. Aspetta, fermo. Ma perché uscite già la definitiva o ci sarà poi la Snyder la normale, Cut? La Snyder Cut? Non lo so se gli fanno fare sto giochetto con Netflix. Secondo me gli fanno fare altra roba, piuttosto, così si sfoga così, piuttosto che... Sì. D'altronde con chi se la deve prendere? Lo scrive, lo dirige, lo recita tutto, fa tutto lui. adesso mi faccio anche la critica, mi faccio un'edizione director of director. Scrivo anche le musiche, già che ci sono, e lo interpreto pure io. Vabbè. Bello comunque, bella sta cosa qua. Se volete lasciarci qualche commento, ci farebbe molto piacere sapere la vostra, soprattutto se no, è bello, mi piace, diciamo, dopo tanto tempo che non ne parlavamo, tornare a parlare di Zack Snyder. Ti mancava. Pensa che io credevo che ce ne tra l'altro a ruota dopo l'uscita della seconda stagione di Foundation, quindi del nostro caro Goyer. Mi piace ricostruire questo duo delle meraviglie. Ho dimenticato il Malox a casa. Ma infatti quello è il problema, è che Snyder lo doveva scrivere con Goyer. Infatti sono andato subito a vedere, ho detto vuoi dire che hanno rifatto il team fatto delle parte. Meraviglie invece no. Proprio oggi è uscita Ahsoka, le prime due puntate di Ahsoka. Ahsoka. Non diciamo nulla perché sono le prime due puntate. Può essere più, ma può essere vero. Secondo me. Ah, mettiamola. Due puntate sono tante. Scusate. Scusate, mettiamola così. Allora, dipende. Nel senso che ci sono serie dell'universo Star Wars che due puntate promettevano e poi. Sì.
Poi ci sono serie che già mezza puntata, guarda Obi-Wan, non è che alla seconda la prima puntata non ci credi che allora, vogliono fare queste cose. Ma dimmi però, quante serie sono iniziate male e sono finite bene? Quante? Pensa, ancora peggio, le serie che sono iniziate, figurati se possono finire. Quindi di che dobbiamo parlare, dobbiamo vabbè, ancora parlare. Vedremo. Quando voi ascolterete questo podcast, probabilmente ne avrete già viste 4. E quindi sicuramente che culo, avrete... come vi invidiamo. Vabbè, chiudiamo con una nota di vabbè, colore. Non ci dici niente. No, niente. Vabbè, ci sono dei ruoli. Allora, miglior personaggio. Ci sono i cosplayer. Sì. Okay. Allora, miglior personaggio antipatico Sabine Wren, ma proprio personaggio antipatico di quelli. Ma hai fatto apposta oppure? Che cazzo ne so. Io il Rebel, cioè, il Rebel me lo ricordavo più simpatico. Il livello è dito supera il posteriore. Quante o dito... dita? Quante dita? No. O dito liscio o dito con la sabbia, dito torto pure, ma diciamo che in questo momento è un po' antipatico. La poi, scala del dito, la scala del dito, sì, 1, 2, 3, 4. Poi c'è dito liscio, dito con sabbia, tre dita. Poi era Syndulla, secondo me ha il bivalente, cioè miglior cosplayer fatto con 4 soldi o peggior resa live action di un personaggio iconico da non lo so, questa cosa qua mi lascia ancora un po' così. Poi cos'altro devo dire? Vabbè, che vuoi dire Rosario Dawson? Per me quando fa le faccette Rosario Dawson mi piace, che vedo dire? Io so Rosario di Rosario. Però io ho Rosario. Appena finito a recuperare cosa? Dopo Dopsic. No, Dopsic è quella con Michael Keaton. Sì, dove c'è Rosario Dawson. Sì, c'è te, Rosario. È lei. Quindi. Lei. Che cacchio gli vuoi dire? No, dico una bella serie. È una lei bella, è molto brava. È brava, è bella soprattutto. Quindi brava. Adesso magari aspetta prima di guardarla. Comunque, sappiate che il miglior personaggio di questa serie... Sono io. No, è Chopper, un droide. Però è doppiato da te, quello doppiato da te. No, è l'altro doppiato da te. Vabbè, allora chiudiamo facendo un saluto decore, e spero che ci senta in questo momento, Luca Pantanetti, che qualche giorno fa eravamo lì che eravamo un po' presi dal caldo. Ci manda un messaggio. Bam, botto. Luca. È stato bello, dai. Luca Pantanetti, di Scriptorama, nostro dirimpettaio seriale, narrativo, eccetera, eccetera, che scrive questo messaggio. Lo leggo, lo cito. Ragazzi, sarà la nostalgia, ma stanotte vi ho sognato. E io qui già ero preoccupato. Gestivate un chiosco sulla spiaggia chiamato Ne uccide più la serialità. Ma migliorata. Ci piace. E considerate che ogni volta che sogno spiagge e lungomari sono un po' un incrocio tra la Costa Azzurra e Cyberpunk. Io qua speravo che ogni volta che sogno spiagge poi la gente si ritrova piena di soldi. Sì, questo sarebbe stato. Hai mangiato pesante quella notte, immaginiamo. Allora abbiamo pensato, così al brucio, facciamo un menù a tema seriale del chiosco, però. Esatto, del menù del nostro chiosco. Perché noi le ricette seriali le abbiamo già fatte. Sì. Dove si possono trovare? Sul nostro sito www. No, una parte. Sono cose seriali. Ci abbiamo fatto un sacco di cucine. Allora, da Breaking Bad potremmo tirare fuori il panino Heisenberg, cioè ripieno di peanut butter GIF, che è molto in voga in quella serie, dal caratteristico pane blu, decorato, cioè tempestato da sale, ovviamente in cristalli. Poi potrebbe esserci, non so, da Game of Thrones il piatto You Know Nothing, oppure come direbbe Ygritte, You Know Nothing. Però sono ingredienti a sorpresa, come tutta la serie. Non sai niente. Poi facciamo un salto negli anni 80, un bellissimo anni 80, con il Demogorgone da Stranger Things, ovvero gli Eggo Waffle, che loro ne comprano a IOS, però con sopra una disturbante crema di panna e salmone, molto anni 80. Penne alla vodka. Noi abbiamo gli Eggo Waffle. Poi abbiamo lo Sheldon Pack da The Big Bang Theory, cioè cibo Thai da assaporare rigorosamente a casa, possibilmente seduti su un divano. Perché questo è proprio un must. No, su un divano. Su il divano. Cioè noi nel chiosco ti diamo anche il divano. E il prezzo. È il prezzo che è un po' casino. Poi abbiamo una gustosissima barretta Apollo da Lost, la trovate solo da noi perché in realtà questo prodotto non esiste. Poi abbiamo i biscotti dietetici Believe da Ted Lasso, ovvero con l'1% di burro e 99% di ottimismo, che ci sta sempre nella vita. Il tutto annaffiato da Appletini, da Scrubs, ti ricordate la famosa frase, un melatini con poco, grazie, vaci piano coltini, perché lì è un, tra l'altro, un succo di mela liquoroso con, mi sembra, gin e Cointreau, una roba
stasera, dai. Una freschissima Duff dai Simpson oppure una corposa The Garrison da Peaky Blinders, una ale smoked, molto smoked, troppo smoked, oppure se proprio siete dei coraggiosi una bella True Blood sangue sintetico e io, siete a posto così. Io a questo punto però aggiungi una variante al panino Heisenberg, sì, visto che c'è il ripieno di peanut butter, sì. Se ci mettiamo anche una bella fetta di carne di cavallo, facciamo la puntata crossover BoJack Horseman. Mi piace, mi piace assai. Vabbè, comunque, menù in aggiornamento. Vediamo se nei prossimi giorni o nelle prossime settimane riusciamo a tirar fuori qualcosa. Dai, è tutto. È tutto. E la prossima settimana? È la prossima settimana. Una riposata. Vi riposate. E dopo 14-15 giorni. Chiudiamo. Ve lo diciamo di cosa parliamo? Ma sì, dai. Sì, dai. Allora, no, aspetta. E di cosa parliamo quindi tra 15 giorni? Una serie che ci incuriosiva parecchio, l'abbiamo lasciata lì. Sequel di un classico film comedy che spopolò negli anni 90. Che a me era piaciuto parecchio, l'ho visto anche al cinema, che è The Full Monty, la serie. Vediamo un po' cosa ne tireremo fuori da questa serie, ok? Vabbè, se vi piace a voi, io lo vedo. Arrivederci!